Sono Sergio Chierici, sono l'insegnante di tecnologie musicali del liceo musicale Cardarelli della Spezia. La connessione tra la musica e la tecnologia è qualcosa di assolutamente moderno o contemporaneo per certi aspetti, però non è una novità assoluta. Se andiamo a vedere la produzione che ricollega la musica all'elettronica, ad esempio, andiamo indietro nel tempo, addirittura nel periodo dopo la guerra mondiale. E quindi sono per tanto tempo dei compositori che hanno inventato un modo per fare della musica con il computer o assieme al computer, oppure semplicemente attraverso la tecnologia. Da un momento sperimentale è arrivato poi all'applicazione della tecnologia su musica addirittura commerciale. Oggi magari non ce ne rendiamo neppure più conto perché abbiamo la tecnologia ovunque, ma certamente l'utilizzo della tecnologia ha avuto una lunga fase di sperimentazione e oggi ne cogliamo i risultati in tutti i settori. Qua in questo contesto ci sono dei musicisti tradizionali che suonano strumenti tradizionali ma che utilizzano dei sistemi ad esempio di amplificazione o di videodiffusione, radiodiffusione, oppure in altri casi ci sono delle musiche che sono realizzate direttamente da e con il computer, sia attraverso delle performance live che attraverso invece delle pre-memorizzazioni e delle esecuzioni dal vivo.